La semifinale che tutti attendevano, la semifinale che tutti volevano, la semifinale che non ce ne vogliano gli altri, può essere definita finale anticipata. Roger Federer contro Novak Djokovic, il record man in fatto di slam contro il record man del 2011. Lo svizzero, che ha perso un solo set nell'intero cammino newyorkese, punta a ripetere il successo del Roland Garros sul numero uno del mondo, l'unico KO vero e proprio del campione serbo, senza contare infatti il forfè con Murray di Cincinnati. Federer è alla 12ª presenza in carriera a Flushing e su questi campi vanta una fantastica tradizione. 5 successi tra il 2004 e il 2008 e un successo sfiorato nel 2009. Oltre a tanti colpi da cineteca entrati nell'immaginario collettivo, come quello che dovrebbe essere il tennis perfetto. Dopo il successo netto, pulito ed eloquente su Joe Wilfried Tsonga, che in questa stagione lo aveva umiliato in due occasioni, e non due occasioni qualsiasi, Federer punta a mantenere in vita una tradizione che dal 2003 lo vede trionfare in almeno uno slam a stagione. Dall'altra parte della rete, con il sogno di vincere il terzo slam stagionale e il primo US Open dopo le finali 2007 e 2010, quel Novak Djokovic che vuole strappare ancora record in una stagione da non dimenticare. Il serbo ha perso un solo set in tutto il cammino, nel derby mancato, o per meglio dire non concluso, con Tipsarevic. Federer partirà con il vantaggio di 14-9 nel bilancio vittorie sconfitte della carriera, ma con il serbo avanti per 3-1 nel 2011. Dopo i successi di Australian Open, Dubai e Indian Wells, a maggio Nole fu costretto a inchinarsi dopo 4 set spettacolari sulla terra di Parigi. Una sconfitta che il serbo vuole cancellare. Insomma, un match da non perdere, una sfida che da queste parti chiamano blockbuster.